Questa me la devi ridire perché è la frase clou del video. Ah, ma io se me la fai dire così devo farla tu, non so mica fare. Allora, prima no. L'ho detto perché l'ho detto, ma adesso me la fai dire. Allora, dai, a vedere la patea. Se va in là, uy. Uy. Adoperi la falce come se fosse un rasoio. Vabbè, è un rasoio. Però eh? Ah, però ecco questo là. Ui. Ma queste sono piccole. Queste sono piccole? Sì, anche queste te grandi. Tirano su, non tutte però, vedi, qualcuna si è attaccata. Cioè, perché qui ce n'era dell'acqua, guarda lì. Infatti non oso entrare. No, lì, beh, se entri lì vai nelle sabbie mobili. Entri lì, mi tocca andare a prendere il trattore per tirarti su. Fa ancora dei cocomeri, guarda. Vuoi mangiartelo dopo? Guardiamoci com'è. Questo qui potrebbe anche essere maturo. Andiamo su? Vai. Senti? Senti il suono? Certo. Ecco, dovrebbe essere buono. E se invece suona in un altro modo? Suona in un altro modo, è buono lo stesso. Oddio. Cacchio. No. Ma madonna. Ci ha piovuto, Stavolta si è bagnata la terra. Porca miseria! L'hai fotografato? Credo di sì. Porca miseria! Mi ha fatto prendere paura. Guarda lì. Bello però. Fagianone, eh? Si è sentito anche il rumore, no? Sì. Lì l'altro è dato della fresa, guarda, lì. Ho fresato qua fuori filo, si vede che avevo buttato un getto lontano e si è fresata. Ascolta, ma questa radice qui, strana, bella, carnosa, colorata, per uno che non ne sa niente, che cos'è sta radice? Che cos'è questa patata? È una patata? No, è una radice. È radice di questa pianta qui, che è della famiglia del convolvo, quindi non c'entra niente con la patata, perché non è una solanace, non è così, te lo chiedo anche, lo dico e te lo chiedo. È così. Ecco, adesso se vuoi possiamo provare a guardare, ci voleva la falce da tagliare via la roba, un po' così. Se hai pazienza vado a prendere la falce, eh? Io ho pazienza, certo, intanto faccio le immagini. E fai le immagini. Convolvolo, classica erba convolvulacea spontanea, e questa è la patata, una sorta di convolvolo coltivato al punto da mangiarne una grossa radice. Intanto che andavo in là mi chiedevo, con un mucchio di acqua così, si era poi negato un po' ai topi, intanto che mi dicevo così,
Speriamo che sia stato prima della pioggia. Io quando gli davo l'acqua faceva peggio. Sì, ma questa volta è venuta tanta, eh. Dio buono. Ho avuto un po' paura stanotte, ti dico la verità. Stanotte siamo venuti giù a chiudere le finestre, tutto quanto, poi dopo hai sentito c'era un po' di grandine, eh? La soccia. Aspetta. Mi metto di aspetta. Vai. Lei testa tresche qua qua? No. Perché? Perché ha un sobriso la punta bene. Ecco, ho dato il regista. Ti dispiace il fatto che io stia facendo il regista? No, io ti avevo. Come si dice? Pensavo che eri un ortolano. Ascolta, fammi dare un'occhiata se l'audio si sta ancora registrando. Ma guarda qua, oh. È stato tortura, c'è anche questo. Tutto a posto. Ce l'avevo sulla moto una volta, qualcosa del genere, per registrare, per fare. Davvero? Sì, ma non... Per registrare i tempi, queste cose qua. Un cronometro. Che proprio nella città di Modena ha dovuto cedere il posto a Mischiatti, il giovane che vediamo premiato ora sul podio insieme al secondo arrivato, però è al terzo Zattoni, è al terzo Zattoni, è al terzo Zattoni. Conclusa quindi questa prima gara della giornata. Deve registrare i tempi, queste cose qua. Un cronometro. Vediamo di non sparare. Ah però. Queste sono piccole. Sì. Se avessi piovuto prima queste qui sarebbero state grandi. Ai! Ui, siete fatti. E ci abite perché? Sono sicuro che convinga qualche guaio. Che guaio potrei mai combinare, se... Ah, forarle. Tanto, tanto ce le mangiamo. Vabbè, anche vero. Vedi, queste qui ce le avrebbero state tutte così grandi, sì. Adesso è piovuto un po'. Com'è l'anatomia di questa radice? Cosa vuol dire anatomia? Com'è fatta? Così. Quella è la forma perfetta, quella lì. Ne ho raccolto una la settimana scorsa, era 1,1 kg. Quindi vuol dire che era il triplo di quella lì. Madonna. Ecco. Siccome è il primo anno che le coltivo, queste qui, secondo me, se io sono capace di tenere conto queste radici qui, secondo me queste qui si potrebbe ripiantare. Vedi, questo qui, il discorso è stato là con la frese, perché una di queste radici qui è andata lontano e ha fatto una patata là. Cioè. Quindi anche questa qui potrebbe averne una, non so dove. È rizomatosa. Sì. O forse questa è andata a cercare solo un po' di umidità. A te com'è che è venuto in mente di coltivarle? Perché le ho viste da mio figlio, il negozio che le vendeva.
E lui mi ha detto: guarda, bravo, sono buoni questi qui, perché non provi a coltivare? Certo che provo, subito. Hai detto che in Italia fanno fatica a farla al centro e al nord. Sì, le fanno, infatti poi la ditta che le vendono loro fanno in Puglia, insomma. Ostia. Ma eravamo, dove andrà questa qui? Forse dall'altra parte della terra, in America. Forse va arriva in Puglia. Può darsi che si vuole andare a casa, perché... No, andate solo a cercare i freschi, vedi? Questa qui, se avesse piovuto, lei si sarebbe ingrandita. Quindi è proprio un rizoma. È un rizoma, sì. Com'è la radice di Yacon, va? Ok. Dopo ti faccio vedere che è quella, però quella non la caviamo ancora, è presto. Neanche una. Voi ci possiamo guardare. Raspiamo senza estrarle. Io ieri ne ho mangiato una. Dai, grande, come? Era piccolina. È molto buona, Ui, estrazione di pepite preziose. Si vede un contadano e raccoglie con un ci licenzia subito. Sempre che non licenziamo prima noi, lui. Ecco, queste non sono così grandi, però sono normali. Cioè. Rivelane una nel raggio di luce. Faccio vedere così, guarda anche. Guarda. Ui. Tu praticamente con questo stai facendo un primato qui in Romagna. No, credo. Le faranno anche degli altri. Sicuro? Non lo so. Io dei primati ne ho fatti sempre pochi. E qui nel video ci metto in mezzo il podio. Ecco. E al terzo Zattoni. E al terzo Zattoni. E al terzo Zattoni. Che non ero primato neanche quello, perché non andavo proprio sul primo. Beh, però... Ah, ma... Nella vita non si può mica essere sempre i primi. Se sei il primo puoi andarci a sbattere il naso subito. Guarda lì, le sue attaccature. È quasi archeologia. No, è perché adesso è così bagnata, se fosse asciutta si grana bene. Aspetta. No, non romperla. Perché se rompi troppo vicino dopo si marcisce. Lui là. Forse l'ho già rotto. Ah, beh, non è un problema. La mangiamo, come dici te? Mi tolgo magari? Come vuoi? No. Se va in là, uai. Uai. Adoperi la falce come se fosse un rasoio. Vabbè, è un rasoio. Vedi? Cosa? Che l'hai rotto un po' vicino. Uai, dove? No, bene. Lì no, preferisco lasciarci un pochettino perché... Ah, no, ecco. Ma io ho tirato da sotto. Sì, poi si rompono, non è che... Vedi, se rimangono così... Ci vuole il picciolino. Secondo me sono più meno rischio di marcirsi. Ok. Invece così come l'ho fatto? Vabbè, ah, sì. Okay, no, è okay. Normale però, Beh, come con le cipolle praticamente, se gli rompi sì, la radice. Esatto. Però vedi, mettono del lattice che dovrebbe essere quello per cicatrizzare. Sì. Credo, sono tutte cose che io le dico così. Come si conserva questa radice? Come si conserva? La prima volta che lo faccio è così, secondo me ha pochi problemi, perché la patata è germoglia, fa queste cose, questa non... Ecco, guarda, questa qui, la fine della radice, questa, vedi? Questa sarebbe la perfetta. Vedi? Perfetta per? Per la raccolta, perché non si è rotto niente, vedi, è venuto a vedere proprio la fine delle radici, come la carota, guarda. Sì, è vero. Quindi tu le raccogli con molta attenzione per non romperle, per permettergli di conservarsi meglio. Sì. Se uno invece ci tirasse la boia di un Giuda... Le rompe un po' di più, non so. Cioè, se uno qui entra con lo scalza patate, fa un troiero. Ma sta troiero, se ci va sotto tanto, se sta lontano, magari escono bene e si rompono magari meno che fare così. Sicuramente non è il modo questo di raccogliere. Sì, sicuramente. Perché siamo qui che lo facciamo vedere, ma
Non è che... Ecco. Sta buona, questa si è rotta abbastanza lontana. Ne ho fresato una qua, pensa te, quindi... Cammina? Sì. Adesso ho sentito un vetro, quindi mi smetto di fare queste cose. Ok. Cioè, non smetto, prendo l'attrezzo. Ok. Perché cioè, sono già dato il rischio di forarmi 2-3 volte. È un segno, guarda che bello. Guarda che bello. Il lavandino della terra. Tante volte mi porto dietro le forbici. È così dura? Sì. Certo che gli smettevo di infilare le mani da terra, ma non faccio più. Hai visto il fiore delle patate? Lui là. Non vuoi dire. Eccolo. Cavolo, sembra proprio quasi un ibisco. Un panella. Passaggio di testimone. Questa qua è tutta la vegetazione grossa. Eccola lì la Yacon. Vuoi venire avanti? Arrivo. Questa è la radice di Yacon. Smallanthus sanchifolius. Dico bene? Può essere. Sanchifolius.